tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Natale è ormai passato, i regali sono stati scartati. Pochi sanno che una delle usanze più diffuse, ma meno dichiarate, è quella del riciclo dei regali. A lei è mai capitato di regalare a qualcun altro qualcosa che le è stato regalato ma non le è piaciuto? Sì, però in genere se non mi piace non lo regalo, deve piacermi comunque, ecco, perché non riesco a regalare cose che non mi piacciono. Quindi deve piacerle, però magari non le serve, quindi lo regala. Serve magari, ecco, in questo senso sì, può essere. E le è mai capitato invece di scoprire di aver ricevuto un regalo riciclato? No, no, anche perché quando ricevo un regalo mi fa sempre piacere, comunque, vuol dire che hanno pensato anche a me. Cosa ne pensa invece di chi vende i propri regali, quelli che riceve? Ah no, non lo venderei mai, non lo so, non so cosa pensare, ognuno poi fa quello che vuole. Però lei non lo farebbe? No, no, assolutamente. Ieri sera abbiamo fatto la tombola, abbiamo organizzato la tombolata con regali brutti, ricevuti, riciclati e così. Quindi è una cosa dichiarata, la luce del sole? Sì, sì, no, beh, le persone che erano presenti alla tombola non erano quelle che avevano fatto i regali. Cioè ognuno portava regali che aveva ricevuto da persone non presenti, brutti, e si rimettevano in palio come... Fantastico, può essere un'idea per Natale dell'anno prossimo perché ci sta guardando. Cosa ne pensi invece di chi li mette in vendita e poi ci guadagna dai regali che riceve? Favorevole o contrario? Ma favorevole, dai, alla fine sempre meglio che se per qualcun altro può essere un bel regalo e se lo vuole comprare è sempre meglio che diventi un ciopapulver, come diceva mia nonna, e che stia lì a non fare niente in casa tua. Un regalo che proprio non sopporti e che ti viene puntualmente regalato? Urca. No, su quello sono fortunato, cambiano, non ho un regalo fisso che viene fatto. Non hai la sciarpa o la candela che arriva tutti gli anni? Su quello sono per fortuna, sono vari. Sinceramente no, anche perché mi dispiace quando mi accorgo che i regali degli altri a me sono riciclati. Quindi ti è capitato di riceverli? Probabilmente sì, cioè lo ipotizzo perché erano cose diciamo non tanto adatte a me e che non mi ha fatto piacere ricevere, quindi evito di farlo a mia volta. Hai fatto notare la cosa oppure no? No, no, si fa il sorriso di circostanza e va bene lo stesso, però insomma. Cosa ne pensi di chi vende invece i regali che riceve? Proprio li mette in vendita, ci guadagna poi? Guarda, quella non sarebbe un'idea sbagliata, non l'ho mai fatto, però alla fine se sono cose che non servono o se si potesse anche cambiarle con lo scontrino, di solito non ti danno lo scontrino insieme al regalo, sarebbe magari utile se il regalo che ti hanno fatto non è adatto a te. Però non sei contrario alla vendita dei regali ricevuti? No.